Buonasera. Amici! Buonasera a tutti! Buonasera! Un po' di felicità, un po' di spensieratezza. Dai, che è venerdì! Ormai il telefono ha rovinato tutto. Sai che sì, non ho idea di cosa sia partito in realtà, però è partito a caso. Ciao amici, come state? Oh mio Dio, quanto sono felice! Oh mio Dio, quanto sono felice! La katana stile Kill Bill, dov'è? Non ce l'ho, non ho una katana. Buon pomeriggio! Devo twittare che siamo in live, ma sì, schiaccio il mio stream deck e twitto che siamo in live. Buonasera, 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 come state? Sì, salve! Wow, yeah! Che bella giornata, ragazzi, che bella giornata! Spara novità su, ma io di novità ne ho a pacchi! Dai, che Ubaldi! Ce l'abbiamo qui, Ubaldi, con noi, venga! Io vorrei tantissimo come ospite. Un sacco di persone vogliono ospiti un po' di rilievo, di spicco. Non che Ubaldi non sia di spicco, però io lo inviterei più come meme che come persona. Cioè, in realtà mi piacerebbe parlare con qualsiasi doppiatore, perché mi piacciono tutti i doppiatori italiani. Però vorrei con Ubaldi soltanto per dirmi, mo, stiamo 3 ore e tu mi dici perché tu sei in qualsiasi gioco o canzone che aprono. Devo saperlo. Sbiancato i denti o sono luci che girano questo effetto particolare? Credo siano le luci, amico mio. Non ti assicuro che sbiancarsi i denti non è una cosa che puoi. Oddio, non so, si può fare. Quanto costa sbiancarsi i denti? Ma poi è tipo doloroso, no? Non ti grattano via tutto quanto. Cioè, non è che dico vado a sbiancarmi i denti, 20 euro l'ho fatto. Penso che sia una roba bella costosa da fare. Comunque, no, sono le luci dietro. E non sono le luci dietro, perché. Ah, le luci del gatto! Oh mio Dio, le luci del gatto, ragazzi! Ah, mio Dio! Posso essere super, super felice in questo momento? Posso spegnere le luci con lo stream deck? Oh mio Dio, che. No, non l'ho bloccata, aiuto, non l'ho bloccata. 120 euro, ma non è doloroso. 120 euro, madonna, è tantissimo! Respira, no, non respira, bellissimo, mio Dio, cosa succede? Sfido Baldi, moneta, corbetta. No, ragazzi, allora non avete capito. In questo momento abbiamo finalmente il setup completo. Quella sedia non c'entra niente, c'era seduto Beth stamattina che è rimasto a dormire qua per la ruolata. Abbiamo il setup completo di CTV.0. Abbiamo la camera, abbiamo il microfono con l'antipop per un braccio decente. Abbiamo le nanolif, abbiamo finalmente le luci e il gatto. Oh mio Dio, super abbronzata al Twitch Call. Ma non sono abbronzata! Guardate che se spengo tutte e due le cose lo vedete che sono bianca come un cadavere in realtà. Posso spegnerle tutto il giorno, voglio sentire una bella canzone. Devo prendermi i tasti con le canzoni. Sono felice! Cinghiva 3.0, Sabaco. Ma come sta stare in Sabaco 3.0? Un meme che non so. Però sono felice! Ora le rompo, sicuro. Bello, questo è fighi. Vedete che non sono abbronzata e fanno tutte le luci. Questa cosa non la sapete. Ah! Ma. Ah! Perché sono partiti 5? Ma scusa? Perché di là? Pronto? Ma. Pronto? Ah, ecco! Della donazione, sono audio sensibili.
queste, che bello, che bello. Ragazzi, avere un enano lì fa il mio sogno. Avete capito adesso perché sono così felice? Perché cosa c'è stato? Ho capito perché è partita la donazione! Aspetta! Tia, ma sei un pazzo! Ho visto ora! Grazie mille, baffanculo, Chicky, per salvare, verifico l'alert! Allora sì, verifica l'alert, ragazzi, scusate, felicita! Cioè che sei stato bandito dall'Ucraina! Voglio essere felicissima, oggi sono veramente felice! Grazie, tia, della donazione! Ah, quello dove si urla! Vediamo che c'è qualcos'altro di bello. La nostra bimba è cresciuta e ora le date! Sì, ragazzi! E queste date hanno 6 mesi, oh no! Ciao Azina, domanda immediata su questa foto, automaticamente sullo Steven Universe. Se no non posso guardarla, troppo hype per il 29. Non lo sappiamo ancora, Sandro, non lo sappiamo ancora. Tra l'altro c'è anche qua Lazza, quindi ti dirà anche lei. Cosa succede? Full cam. Ok, quanto è difficile fare streaming? Da una tantissimo, è veramente difficile fare streaming. Quindi facciamo così, io andrei a prendere il calendario. Lo volete vedere anche su Telegram? Facciamo così, andiamo a vedere anche su Telegram. Oh mio Dio, mi sono così tanto concentrata a fare sto calendario che non ho pensato a come farlo vedere in live, che era una cosa davvero importante. Però ho fatto tutto un piano precisissimo e tra pochissimo vi faccio vedere un sacco di cose. Ma se lo trascino qua che succede? Orca! Niente, ragazzi, buongiorno. Eccolo qui, c'ho un calendario che è completo, però ve lo metto leggermente più in piccolo così un attimino ce lo vediamo insieme. Lo metto anche su Telegram nel caso siete contenti. Nel frattempo ringrazio anche tantissimo Freck, che si fa la sub per il 7° mese. Freck, grazie mille, non scrivi niente. Molto spesso non scrivete niente e un po' mi dispiace perché non so se vi è partito magari per sbaglio oppure no. Comunque ho messo il calendario su Chicky Alerts. Faccio forward message, gruppo dei ciculi, siamo in 587, ragazzi, siete tantissimi. Lo pinno così non ve lo scordate mai più e adesso ce lo guardiamo tutti insieme. Grazie Frank, è partito adesso l'alert. Oh yeah. Ci esplichi tutto, esci le date. Yes, che bello, mi piace esci le date come hashtag. No, però mi è sempre imbarazzato un po' far partire degli hashtag io in prima persona, quindi mi sa che non lo farò. Dunque, quanto piccolo, perché in grande lo potete vedere su Telegram, se ce l'avete. Ancora su Twitter non l'ho messo, perché ho già messo una roba e per ora lascio quella. Salve signor calendario, che piacere vederla. Allora, praticamente vi ho fatto un piccolo riassunto di quello che è praticamente il calendario che ho alla mia, diciamo così, che in questo momento ho qua attaccato al muro, però in questo momento potete vederlo anche voi. Praticamente, quella parte importantissima, lo facciamo, canele, ma porca, benissimo il canele. Quella è la parte importante di questo streaming o di queste date. Ovviamente è evidenziato, è tipo molto molto evidenziato, ci sono anche delle frecce. Ma partiamo da lunedì prossimo, perché come ben sapete io nel weekend solitamente non faccio streaming. Perciò è bene ricordare che questo calendario vi fa vedere che soltanto domenica 24 del mio weekend sarò in streaming. Io di solito me lo prendo tempo di pausa, sono in live tutti i giorni. Se siete nuovi non mi conoscete, ciao, ho delle nanolif, sono stra felice oggi, sono veramente fuori di me dalla gioia. Canele, cenale, guarda che rompe tutto. No, non rompo niente. La parte essenziale sta giovedì 21. Maledizione, Otamega, come fai a non vedere che la parte importante è il 30, che ti dice che in realtà la parte importante è il 29. Comunque, questa settimana è finita. Oggi sarà l'ultimo streaming e andremo a giocare la parte finale di Alice Madness Return, che è un gioco che è uscito 9 anni fa e io ancora non ho mai finito. Mi sta piacendo tantissimo e oggi finalmente lo finiamo. Mi piace molto che sia oggi di venerdì e non so se stasera farò Frambo, ragazzi. Io penso di no, per il semplice fatto che sto preparando le cose per il sub lunedì e sto anche preparando i nuovi alert, quindi prima di avere altre persone che fanno l'anno, i 9 mesi e quasi così, mi piacerebbe tantissimo finire tutto quanto e prendermi più tempo possibile. Ma come potete vedere, settimana prossima si fa Frenbow senza problemi, Chicky è sempre sul pezzo. Stasera no, mi sa niente Frenbow, perché sto pensando che se domani vado dal parrucchiere a farmi i capelli nuovi, dopo oggi non ci saranno più questi capelli ma vedrete altri capelli, quindi godetevi questi capelli perché li voglio cambiare quasi radicalmente. Si può dire che dalla foto che ho fatto vedere si vede un cambiamento che ho sempre voluto, ma non ho mai trovato il parrucchiere giusto. Ho sempre cercato, chi mi conosce sa più o meno cosa andrò a fare.
Portate che finisce Alice, oggi finisco Alice, sì. Ma poi in realtà che bello Frambo, che ce lo teniamo un po' più là, così almeno non finisce subito, no? Che poi senza Frambo cosa facciamo? Pelona Rax, che fai 3 mesi e ben 1 mese di fila, carino l'italiano di questo programma bot che spamma le cose. E niente, quando mi sono sabbato non ho potuto condividere da telefono. Come mi sono messo sul Surface mi hai fatto condividere. Coincidenze, il mio Surface ti si vuole bene, Robby. E rischiazzo be back, guardalo qua che bella l'alert che parte giusto, solo questo parte giusto. The Gentleman, anche questa è Why Met Your Mother. 22 di già. Mi sembra di aver fatto 21 da poco. Capelli. Grazie, gentleman. Grazie mille del tuo 22esimo mese. Però sì, probabilmente te l'ha fatto rinnovare subito perché non ti conta il mese tutto. Però non lo so. Io penso. Impossible Pera. Ora sto molto meglio. Ha cambiato il nick. Questa è la fine di un'era. Sono 2 anni che ti conosco con Impossible. Sì. Impossible Pera, wow, sono testimone di questo grande cambiamento, sono molto contenta. A cambio i capelli, sono a buon prezzo, non sono a buon prezzo, un prezzo veramente altro ma non ve lo dirò. Sì, mi faccio la rasata da un lato. Oh mio Dio, vero? Adesso sarà impossibile taggarla giusta. Comunque, non disperate perché anche se stasera non c'è Frambo, anche se questi 2 giorni li passeremo a meditare sul nostro passato, presente e futuro e io a farmi 6 ore di trattamento ai capelli e a lavorare domenica per farvi avere tutta una grafica nuova per quando sarà lunedì c'è il sub day. Ah, finalmente, tutto quello che dovrete fare per partecipare al sub day è essere subscriber, perché sì ragazzi, questa chat è free, voi potete scrivere tutto quello che volete, non è vero, cioè quello che scrivete, quando lo volete, come lo volete, nel rispetto delle regole, ma solo un giorno al mese io mi dedico alle persone che decidono di supportarmi facendo la sub, mi sembra anche giusto, quindi il sub day è sempre il 18 di ogni mese, in quel giorno specifico faccio un ricambio dei regali che ci sono sul mio sito web, quindi se non avete ancora preso i regali del mese di febbraio, sì, del mese di febbraio, andate adesso perché dopo il 18 non potrò più rispondere alla domanda: Robby, mi sono preso i regali di febbraio, non è che me li puoi ridare? No, non posso farlo per ogni persona che me lo chiede perché siete un po' tantini, penso che siate sui 1000 ma è un po' che non controllo, però è questo il fatto, siete liberi di andare a prendere i regali quando volete, ma se non lo fate entro il 18 poi cambiano, perché è mio compito darvi almeno una volta al mese un bel regalo, e il mese di febbraio aveva il poster di Cuphead, quindi io vi consiglierei di andarlo a prendere perché è quello che potete stampare, nessuno può stampare il mio poster di Cuphead a meno che non si prenda la qualità di merda da Twitter, solo voi potete farlo, quindi dai, andiamo a fare questa cosa se vi piace Cuphead. E la sera ovviamente c'è il professor Layton and the Last Actor, come potete vedere dal calendario qui e dal calendario su Cheeky Alert, se lo volete un po' più in grande, ci saranno entrambe le giornate. Allora, le cose a specchio, 1, 18 e 25, sub day il 18, il 18 di ogni mese, il 25 c'è di nuovo il professor Layton, 2 Layton D, non ne saltiamo neanche uno. E dice la fine, ma non ho visto tutto. Legil, I remembered your name. Oh no, I already finished it. Yeah, I think I took like 5 or 6 episodes for this game. You can see the past broadcast in the VOD here if you want. Non è stato molto lungo effettivamente questo gioco. Anche difficile, buonasera a tutti, buonasera. Domenica su Steven Universe e mo ci arriviamo. Domenica. Dopodiché, martedì, mercoledì, giovedì, la live procede normalissima. Probabilmente vedrete un leggero movimento su Instagram che riprendo in mano dopo che l'ho abbandonato per un po' di tempo, dove continuerò a ricordarvi che giorno è oggi. È martedì, numero 19. C'è qualcosa di speciale? Ancora no, pa' settimana prossima. E cosa c'è domenica? Questa cosa qui. Quindi probabilmente dal 20-21 inizierò a spammarvi la live speciale di domenica, perché è un argomento a cui sono tantissimo affezionata e sono contenta di avere 2 ospiti di eccezione con cui poterne parlare alla grande. Ma adesso ci arriviamo. Martedì, mercoledì e giovedì 19, 20 e 21, streaming normale, non ne salto neanche mezzo, sempre 17 qua col mio tè. Probabilmente faccio un po' di creative perché questa settimana non ho disegnato così tanto, tipo un countdown. Tiridiru. Sì, esatto. Dicevo che qualcuno ha bisogno, che non riesce a scaricare, di avvisarci. Ah, grazie Lerican, grazie mille che te ne occupi tu. Lo ha iniziato l'11 febbraio, non so fino a quanto ci sono le paste. 60 giorni penso, no?
L'11 febbraio, in un mese l'abbiamo finito. Per me è pochissimo, ho giocato veramente tanto. Venerdì invece ci sono due streaming, perché mi piace che ogni tanto il venerdì si faccia Frambow. So di non essere stata molto costante con l'appuntamento del venerdì, ma per me non è mai stato un appuntamento fisso. Quello del Layton invece non l'abbiamo quasi mai saltato, era fisso. Layton inizia per L come lunedì, e io tutti i lunedì avevo bisogno di risolvere degli enigmi e di fare un po' delle cose che insomma piacessero anche a me. Mentre il venerdì, ogni tanto, sapete, fine della settimana, arrivo un po' stanchina, quindi non riesco a essere al 100% per fare altre due ore di streaming e Frambow. Quindi vi assicuro però che il 22, dato che è una settimana molto speciale, io vi faccio avere le due ore di Frambow. Le prossime però, non stasera, così lunedì abbiamo tutte le grafiche carine. Andrea, prossimo evento solo per dire il classico schiaffetto sulla pelata, ma le voglio bene o le schiaffe che voglio bene se mai tocco? Di cosa stai parlando? Scusami, non... Al prossimo evento solo per dire il classico schiaffetto sulla pelata? La mia pelata? Come? Non ho capito. Il 22 fa anche la live speciale di Sekiro. Allora, non lo so ancora. Questo è un punto di domanda perché non l'ho segnato. Ho sentito che c'è streaming. Mi piacerebbe farlo e se è, io lo faccio. Ma ho un po' paura che quel giorno ci siano talmente tante persone che lo fanno che voi arrivate alle 5 e non ne potete più. Quindi, se volete... Io lo faccio anche Sekiro, Shadows Die Twice, che esce il 22, lo voglio tantissimo giocare e lo voglio portare come serie. Semplicemente non so se iniziare il 22 e iniziarlo nella settimana dove veramente c'è di tutto è una cosa un po' incerta per me. Non ci ho pensato, ma non l'ho messo, per poi non dirvi no ragazzi, non si fa più. Preferisco dirvi sì invece che... Diventi pelata? Chi non ha bisogno di enigmare almeno una volta a settimana? Mamma mia... Veramente. È vero, diventerò io venerdì a lezione solo la mattina. Sì, Alistair, io ti assicuro che se tu ci sarai il 29, io lo so che sto creando hype, ragazzi, ma... Mamma mia, non avete idea. Anzi, dai, che ci divertiamo con te. Va bene, mi hai convinto. Ah, forse vuoi che ti faccia la pelata visto che ti tagli i capelli. Io... Ah, ti fai mezza pelata tipo sombra. Ok, però era una battuta. Però lo schiaffetto sulla pelata... Oh mio Dio. Non lo fare a nessuno, credo che non sia comunque una cosa molto carina da fare. Comunque, continuiamo, perché dopo venerdì, sabato mi riposo. Cosa da fare nello specifico? Ah no, che mi riposo, nello specifico ho da fare delle robe per me in funzione del 29. Ma il 24 c'è una live speciale. Perché c'è una live speciale? Perché torna di nuovo Mizzi che fa l'anno. Ovviamente non torna Mizzi, scherzo, però ne approfitto per leggere sia Mizzi... Che no, niente. Mizzi, 12 mesi! Hai già un anno di sub, buonissima live, signora Gioberta. Ci chiedi. Ho visto no, sulla parte del player inside. Grazie mille! Non ho l'alert per gli host, mi sa. Non ho l'alert. Però l'ho visto, l'ho notato. Grazie mille, siete molto gentili. Mizzi, è già un anno di sub, buonissima live. Ci chiedi. Sì, l'avevo letta. Grazie. Cosa succedeva un anno fa? C'era la 24 ore, mi sa, un anno fa. Che bello. Vi ricordate il cane di merda? Ecco, potrei disegnare le cose delle 24 ore. Potrei finirla, finalmente. E poi darla ai sub di aprile, tipo. Ma chi lo sa. Devo andare a correre la mattina, allora facciamolo per lei questo e altro. Ah, io ti assicuro che se le vuoi vedere, cioè, la parte più bella è vivere le live. Poi ovviamente ci sono le past broadcast, ma io ti assicuro che live è la parte bella, dove ci stringiamo, piangiamo e gridiamo Ronaldinho, ed è bellissimo. Comunque sì, domenica 24 marzo, finalmente porto Steven Universe. È una cosa che volevo fare da tantissimo tempo, non so neanche se sarà... L'ultima volta, sicuramente sarà la prima, e ho voluto chiedere a due persone molto speciali, Azzalina e Marco Verrino, di venire a farmi compagnia. Saranno molto, molto, credo attesi, perché ogni volta che passa l'Azzalina sono state tantissimo e penso che voi conosciate benissimo Marco Verrino. Non sapevate che ero un fan di Steven Universe, non sapevate che l'Azzalina era una fan di Steven Universe, forse dell'Azzalina l'avete capito dalla live scorsa. Però sì, mi porto due fan, due super super fan, non sappiamo ancora se fa la spoiler o non spoiler, ragazzi. Io sono mesi che vi dico di seguirla e di finirla. Potremmo quasi forse evitare di fare spoiler, però non ve lo assicuro, perché vorrei tantissimo parlare di Steven Universe. La live perfetta, sì, sì, assolutamente. Lazza con la televendita. Noi siamo le
Crystal Gem. Che bello. Poi inizierò la live con le canzoni di Steven. Finirò la live con le canzoni di Steven. A un certo punto, a casissimo, farò sentire la canzone di Steven. E noi ci metteremo tutte a cantarle insieme. Saranno bellissime. E poi andiamo al sushi, vi prego, perché ce lo siamo meritato. Comunque, sì, se siete curiosi, o comunque un sacco anche di pop là dietro, le tirerò tutte fuori. Siete curiosi di sapere qualcosa in più su Steven Universe e di interfacciarvi, vabbè, con me in realtà tutti i giorni alle 5. Però torna Lazza, ragazzi, torna Lazza e c'è Marco Berrino qui in live con noi. Se volete parlare con noi, chiedere, vedere una live dove vi facciamo vedere quanto amiamo questo cartone, io vi consiglio tantissimo di esserci in live alle 17. Reminder che faccio adesso perché ne sto parlando. Ovviamente, ragazzi, io lo sapete che mi vanto della mia chat con chiunque respiri, anche solo con la cassiera che mi dà il resto al supermercato. Vorrei che rimanesse così la chat, anche se c'è un ospite davvero molto 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 famoso che potrebbe portare un sacco di gente che però non sa le regole. Qui tipo non si bestemmia, non chiedere a Marco di ripetere sempre 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 la stessa frase, non disturbare Lazza perché è super gnocca. Insomma, la manteniamo così. Io ve lo dico adesso, ve lo dirò anche domenica prima di iniziare. Sappiate che i miei moderatori sanno tutte le regole e sono agguerriti. E dal time out al ban domenica ci passerà poco. Quindi occhio, stiamo tranquilli, stiamo tranquilli. Ve lo dico non perché ho paura del casino, un po' sì, un po' no, ma semplicemente abbiamo degli ospiti, facciamoli sentire a casa, tutto qua. Con la prima senza spoiler, seconda con spoiler, se possibile senza spoiler, così ricorda pieno la serie. Non lo so, potremmo dire attenzione spoiler e far partire la polizia Nino Nino qua dietro ogni volta che ci sono spoiler. Potremmo, ban. Si banna diretto per Ehi, quell'arena parla. Allora, probabilmente posso fare la donazione da 3 euro Ehi, quell'arena parla, e possiamo fare che scatta automatico il timeout di 10 minuti. E potrei anche farci l'emoticon. Ogni volta che c'è un timeout è tipo un piccolo applauso. L'Erika ha già le mani calde. Ehi, ehi. Non ve lo dico perché ho paura del casino, ma perché ho paura del casino. Io non ho paura del casino, però non vorrei che facesse sentire a disagio gli ospiti che ci sono qui. Mi sarebbe abbastanza brutto. Perciò io ve lo dico, se volete scrivere in chat, fategli educati, perché sennò vi si impedisce di scrivere e voi non potete interfacciarvi con due persone parecchio interessanti. Io direi di pensarci su. Provate. Io ho paura del casino. Grazie, ci avete troppo parola a dire, qualsiasi cosa sarebbe spoiler, cerchi insieme per farla al top. Io paura del casino, madonna, sì. Tra l'altro, Azza, tu lo sai che ogni volta faccio sentire le canzoni di Steven Universe e c'è una canzone in particolare, che è tutta spoiler, che inizia con una frase spoiler ed è quella famosa dove Steven canta e sembra un musical e tutte quante parlano di amore. E io ogni volta sono no, questa no, questa, perché ve lo giuro, quella canzone parte con uno spoiler e ti rovina tutto, tutto il cartone. Se tu ascolti quella canzone hai finito di vedere Steven Universe. Certo, certo, quella dove dice che tutte le gemme sono omosessuali. Oh, no, no, shh. Come si comunicare con la razza umana mediante l'utilizzo di proprio composizione come dall'interlocutore. Madonna, il 4! Tu ti meriti il time out, ma per 2 minuti, perché l'hai fatta bene. Non adesso, ovviamente, il giorno che sarà domenica. Esimio! Tier 2! Ah! Grazie, grazie mille. L'ha detto! L'ha detto! Esatto, Red! Esatto, for just one day let's only think about spoiler. È proprio quella. Però la sigla è molto bella. Grazie Simio, io non so quanti mesi sono, però perdonami amico mio, non so proprio. Comunque, continuiamo, perché dopo che ci sarà stata la live con Marco Merino e Azza, voi vedrete i miei nuovi capelli, li vedrete domenica. No, non è vero, li vedete lunedì, che sto dicendo. Dopo che, vabbè, sarete fatti l'abitudine dopo una settimana, si spera, i miei nuovi capelli. Ah, vedi Esimio che c'era il trucco. 2 anni! Non parte l'alert, non importa, facciamo casino, siamo donati e quindi festa. La si segue poco ma ci si prova. Grazie Esimio! Non ho idea perché Streamlabs non stia... Eccolo! Benissimo, non è vero, è di nuovo quello di prima. Grazie Esimio, ragazzi, devo un forte abbraccio a Streamlabs che ci prova ma fallisce miseramente. Ciao il filo, non ho visto Fullmetal Alchemist purtroppo. Falli come il chip, te cosa? Ah, i capelli? Come ce l'hai il chip? Cos'è? I rasta, credo.
Ho la fortuna di essere anti-spoiler, a meno che non sia una scena molto difficile ricordarla, se l'ho solo sentita. Anch'io sono molto anti-spoiler, sento una cosa e se non la contestualizzo proprio non me la ricordo. Sarà proprio divertente, madò, sì. Faremo un passino un attimino l'Erican. Da lunedì 25 fino a venerdì 29, ragazzi, io farò partire un hype della Madonna. Non solo farò partire un hype della Madonna, perché il countdown partirà sia sul mio Twitter, che sul mio Instagram, che su Facebook, che ogni giorno su Telegram. Io ve lo dico ragazzi, questo metterà alla prova voi, perché se ci tenete a me e se ci tenete alla live del 29 dovete sopportare quello che sta succedendo, perché abbiamo finalmente la data che aspettavo di dire da settembre. Io da settembre che voglio dire questa cosa e non potevo dirla, e finalmente davanti a me ci sono due cifre, un 2 e un 9 del mese di marzo. Io sono così contenta, sono talmente contenta che non solo ci sono un sacco di frecce e voi dovete assolutamente tenervi liberi. Non ve lo chiedo mai, davvero ragazzi, chi mi conosce sa, io non vi chiedo mai di venire a vedermi in streaming, dico vabbè, ma sì, la prossima volta, dai, se ce la fai. Non avete capito un cazzo, se non ci siete il 29 non siamo amici, ve lo giuro. Dici, chi mi disegna Pokémon Scudo? Ma sì, perché no? E i tuoi iscritti la conoscono, Equestria? No, non la conoscono, ma perché voglio farci una live a parte, più che altro. Sono 5 frecce, 5 che solo questa volta è maggiore di 8, solo per quello. È da settembre che ci fichi hype in bocca. Assolutamente sì, quindi io vi dico, se volete che rimaniamo amici, perché io mi ricorderò tutti i nomi di quelli che ci saranno, è come sposarsi, ragazzi, il 29 c'è il mio matrimonio, se non venite non siamo amici, davvero. Cosa si fa il 29? Qualche indizio? Allora, l'ombelico del mondo, gli indizi li avrai dal 25 al 29 compreso. Infatti c'è tutta una striscia chiamata spoiler e io ogni giorno alle 6:30, ve lo giuro ragazzi, me la sto segnando, mi sto facendo tutte le grafiche, alle 6:30 interromperò sempre un po' di streaming e dirò ragazzi, è il momento dell'indizio, io vi darò 4 indizi spoiler fino ad arrivare all'ultimo, che sarà il più importante, che sarà probabilmente 29 mattina, facciamo sì, e durante tutta la giornata del 29, e voi tutta quella settimana avrete piano piano degli indizi. L'ho pensata benissimo, sì, ogni giorno alle 6:30 già me l'immagino voi con i forconi e dite, Robby, sono le 6:30, io, cosa? Non mi sento, spoiler, Robby, lo spoiler, non ho capito, lo spoiler. In che senso lo spoiler? No, Joker, devi esserci. Puoi invitare amici e parenti. Allora, sì, perché non ho idea di come sarà la live. So che deve essere rivelato qualcosa. Perché sappiate che il 29 serve per rivelare qualcosa che è stato fatto. Ed è il momento che il mondo sappia. Io sono a scuola il 29 mattina, ma questo è il 29 alle 17. Ho pensato a tutto. Ti prego, quando all'inizio mettere musica da Vuole Essere Milionario. Tiriri. E sì, lo spoiler della macchina. Poi della macchina, poi perché macchina con la M maiuscola? Che tipo di spoiler? Penso che metterò sempre una foto. Una fotina da qualche parte. Farò proprio il momento spoiler con tutti quanti. Con tutte le grafiche messe giuste. Comunque, il 29 è la data molto 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 importante, ma non è l'unica di quella settimana, perché a parte che, vabbè, tutti gli spoiler eccetera eccetera, c'è anche il giorno prima che non deve essere preso sotto gamba. Anzi, stavo pensando di fare un altro spoiler solo per chi ci sarà a vedermi da Brian a The Box. Probabilmente mi tengo uno degli spoiler più importanti il giorno di The Box, magari avverto anche Brian, gli dico al volo più o meno che cosa, e non gli dirò la sorpresa perché vorrei che anche lui vedesse che cosa sto per andare a fare, però gli chiederò magari se posso permettermi di dare un indizio a tutti quelli che ci saranno a vedermi a The Box, perché sì, giovedì, voi sapete che è un programma che c'è ogni giovedì sul canale Brian The Box ed è bellissimo, è uguale a un late show con un sacco di camere, ne ha 9, gliel'ho chiesto, questa cosa me la dimenticherò mai, non so ancora chi saranno gli ospiti con me, però io ci sarò quel giorno, quindi se volete vedermi e se volete sapere anche un altro di questi indizi di questo streaming speciale che ci sarà il 29, vi consiglio di esserci il 28 sera. Io non potrò leggere effettivamente la chat, però se me la mostrano gli dirò, ehi, guardali. Dov'è lo studio di Box? Non lo so, probabilmente, però sono sicura che è nel nord Italia, perché sennò non ci sarei mai potuto andare. Gli ospiti saranno nei Nanoleaf, ma lo spero, che bello.
Un po' come quando Layton risolve la storia di un gioco. Sì, ragazzi, se volete la moneta aiuto speciale dovete vedere la puntata di The Box del 28. Sono molto contenta. Roppigliene una. 8, un numero perfetto. Il 29 17 starà ancora lavorando. Oh, Dius, non siamo più amici. Ora però sono gasato come una Coca-Cola dentro lo zaino di un corridore. Va bene. Ragazzi, queste sono le date. Sarà una settimana di streaming molto importante con degli spoiler. Io sarà per me davvero molto difficile trattenermi dal dire qualsiasi cosa in quei giorni, però ci proverò e non vedo l'ora. Dopo il 29 non dico che la mia vita cambierà per sempre, ma a parte che dopo ci sarà anche il TwitchCon, quindi ci saranno altre date da aspettare. Sono molto contenta. Ma sono contenta! Sono contenta, ho avuto tante sfighe ultimamente, ovviamente, chi se lo aspettava. Ma queste luci davanti a me, il gatto, questo setup fighissimo che ho alle mie spalle, questa community bellissima, tutte queste cose da fare nel mio calendario pieno sono per me fonte di gioia e un sacco di motivazione. Quindi, wow, in questo momento condivido con voi il fatto che sono davvero felice. È forse il giorno più felice del mese. Febbraio non sono stata così felice, sono stata soprattutto stressata. Sono ciclica per la mia vita, un quarto di hype alla volta, un quarto di sfiga e bug e giochi corrotti alla volta. Chiusa parentesi. O Pug o Shide, io sarò a lezione. No, ragazzi, non potete non esserci. Un giorno solo. Te le meriti, no? Tu. Farei passare un topo in studio, quindi sorcia di merda. Magari glielo posso dire. Brian, a me piace un sacco fare gli enigmi. Facciamo le parole crociate in live. Fai 40 picarati. Verticale orizzontale. Niente monetina il 22. Niente monetina il 22. Cioè, niente monetina il 22. No, niente monetina, non ce la faccio, Gigio. Non ce la faccio. Perché faccio gli anni. E ti farò gli auguri, Lupetto. Innanzitutto sei quella tu bellissima. Tu. No, ok, no, no, siete voi, ragazzi. Io le cose ve le ho dette, il calendario l'avete visto. Adesso lo tolgo con un po' di disappunto la parte di Steamlabs che mi ha fatto dire: sei sicura? Ah, voglia, sì, sì, togli. Almeno fino alla fine di questa live. Lo finiamo, sto Alice? Direi di finire questa Alice. Se voi siete pronti. A quel primo me lo controllo le esplosioni, allora. Te lo bacio da parte tua. Con la lingua, Gigio, mi raccomando. Oh, Black Try. Grazie, grazie mille. Pronti? Allora, ragazzi, non so cosa aspettarmi da questo finale di Alice. Io spero di finirlo entro le 8. Però al massimo andremo davvero molto veloci. Chi lo sa, lo so. Si può andare veloci oppure no. Mi sa che si è bloccato, devo già chiuderlo e riaprirlo. Si parte benissimo. Non so perché sto gioco ogni tanto mi dà problemi ad aprirsi. Lo noto ogni volta che faccio le live. Mi sa che non regge lui che si accende e la live che va avanti. Lo lecco. Pronto, Alice. Dai, che palle. Cos'è che c'eravamo detti? Che era bellissimo, che sono felice, che i giochi non mi si corrompono, che gli specchi mi arrivano interi. Ok, è partito. Ha sempre dato problemi, Alice. Dare scritti qui e niente, non parte. Lo sto vedendo, In questo momento ok. Si deve connettere l'audio, non lo sentite ancora. Aspetto che si avvii. Così poi passo a schermo normale e alzo un po' il volume. Non ho idea del perché passare da uno schermo all'altro blocchi il gioco, ma se sei nella schermata principale e poi fai alt tab per fare altro non dovrebbe succedere niente. Quindi un attimino di pazienza. Oh, va là. Allora, vai, audio. Dunque. Eccolo. Attenzione. Provo a vedere i costumi. Bravo, è vero. Provo subito a vedere i costumi. Tolgo un attimo qualcosa. Cichibe, tempo di gioco 12 ore. Contenuto extra? Credo sia. Personaggi? No. Visioni sconcertanti. Non credo. Non credo che ci sia. Audio a posto. Yeah! Si apre in finestra e poi si buggava per andare a schermo intero. Con Dark Souls? Dark Souls era un altro di quelli, Dio mio. Allora, noi eravamo rimasti... Urca! Cos'è il cappellaio? Eravamo rimasti a questo enorme labirinto di bambole e... cose... un po'...
Ho sentito. Aspetta, ho sentito il. No? Dove devo andare? Qui, forse? Ok, è qua. Siamo rimasti in quest'ultimo capitolo. Siamo passati dalla casa. Dalle castelli di carta, da tutte le cose così, a. C'è uno strumento. La nostra casa. Anche l'umile imbuto ha una funzione speciale. Se no, sarebbe impossibile travasare il gin dalla botte alla bottiglia. L'avevamo già sentita forse questa del gin. Ok, penso di dover andare di là. Ok, mi sa che aspetto. 8! Lor, 8! Come 8? Ah, perché c'era l'8 lì! Ma ragazzi, ma... Che vista avete? Dai, era lì! Oh, non riuscirò mai più a tornare qua, non mi ricorderò mai. Alice non era bionda? In realtà sì, ma non in questo gioco. Guarda che bella la bambola lì, tra l'altro. Allora, 8. Non era qui, ma era qua, giusto? Ok. Credo, a meno che questo non sia soltanto per arrivare a un ricordo, ma spero proprio di no. Mi sa di sì. Ah no, il puzzle? No, ok. Mi sembra trama principale questa, ma mi cago addosso. Cos'è stato? Che devo fare? Si suppone che io faccia qualcosa? Ok. Cos'è? Ma sto facendo? Non ho capito. Vabbè. Perché succede questo? Ehi, ehi. Perché sono una testa? Perché? Perché? Ma spiegatevi! Vabbè. Ah, dovevo anche fare qualcosa. Stai facendo tutto tu. Space! Allora. Credo di dover continuare a schiacciare molto forte il tasto di là. Proviamo. Beh, poi dovrà succedere qualcosa. Ok, ce l'ho. Vai, vai. Ho fatto un errore, un pochino, mi sa. Sì. E vai! Woohoo! Ma è identica alla festa che avevo con il cameraman di Toy Story, con la bambina che è vicino a Andy, avevo dedicato. Sai che sì? È vero! Quella che aveva tutte le cose di ragno. Oh mio Dio. Ok, ci sono. Come no? Adesso scusate, parlerò un pochino di meno perché... A parte che non riesco davvero a capire questo livello. Oh mio Dio! Mamma mia che ansia. Ok, piano, 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 perfetto. Ok. Ora scendiamo, andiamo lì sotto. Cioè, mi sembra abbastanza divertente, anche se è molto... Il gioco di golf che giocano i termosifoni, eh. Direi lì. Sono fatta malissimo. Venite con me tutti quanti? Bravissimi. Ok. Song request is now playing. Come? Cos'è playing? Che fai, Barze? Poi dovrò uscire qualcosa tipo morire. Ok, teoricamente quando ci sono gli scivoloni è perché siamo vicini a una possibile fine. O almeno erano sempre abbastanza avanti gli scivoloni.
E modestamente ho citato con tutti. Questo non posso però. Devo tanto concentrarmi a farlo bene. La prendo, stronza, stronza, dove, dove? Meglio che mi muovo un pochino perché... Ok. Dai che li facciamo easy. Fanculo, non me ne frega più niente dei porci. Io voglio andare avanti e basta. Giuro, voglio andare avanti e basta. Qual è il senso? Ah, devo andare su forse. Potenziare le armi. Minchia, sai che sì? Quante ho? Lascio scegliere voi, ragazzi. Cannone teiera, macina pepe o cavalluccio. Ho sentito male anch'io. Madonna, è stato proprio all'ultimo. Che dispiacere. Cavallo, cavalluccio. Mi piace così tanto il cavallo. Cavallo, 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 cavallo. Il coltello chiave, bravo per... Quindi il cavallo? Cavaglio, il macina cavallo. Fatto. 4. Come te lo posso dire? È più ragguardevole da parte tua essere qui e parlare del mio streaming piuttosto che parlare di altri streaming. Preferisco quello, diciamo. Da parte di qualcuno che mi segue. Alex, io non so quanti mesi sono, però grazie mille! Che palle sto bug, io davvero non capisco, non riesco a capire. Thank you for subbing! Beh, il cavallo è il suo perché, oh mio Dio, è davvero figo. No, 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 il 4, più che altro perché sembra davvero tipo... Ah, dovreste proprio andare a vedere quest'altro streaming. Piccole regole, ma facci caso. Diciamo che sono 29, dai. Sono 29? Allora. Ok, ho capito cosa devo fare. È easy, si può fare. Dai, 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 dai. 28! È ora di smettila però, Twitch. Sono 28, grazie mille, Alex. Cosa cazzo era questo tendine? Che schifo. Cosa succede? Ah, ecco, vedi. Hello! 4, tranquillo, tu prendi quello che ti dico e usalo a tuo vantaggio. Prova il cavallo. E lo voglio provare con dei nemici. Ok. Dove devo andare? Dai, volevo provare il cavallo. Ok. Me lo immagino così io, Ubaldi, quando viene da me a dirmi... Ho doppiato tutto, attenta Cichive. Quel gioco pure l'ho doppiato io. Che devo fare io? Non ho mica capito. Devo andare giù? Devo andare su? Sta per uccidermi qualcosa, aiuto, pronto, pronto, pronto. Ah, ecco. Oh mio Dio, ok. Ciao Tozeda! Buonasera! Grazie mille di essere... Beh, beh, pronto, pronto, ok.
So che cosa devo fare? Cosa serve? Cosa devo fare? Ok, devo andare lì perché c'è un ricordo, probabilmente. Sarà molto importante, ma chi lo sa? Porca. Scusami, se si interrompe, io come torno indietro? Non torno indietro. Posso? Non venire! No! Mi dispiace. Obla. Che devo fare? Oh mio Dio, enigmi. Ok, con questo che faccio? Oh, io la metto in tutte e due, senti. Non posso metterla in tutte e due, chiaramente. Quindi farò così. Ho capito. Ho capito solo ora che devo fare. Ce l'ho. Vai. Che cazzo? Alice! Oh merda. Scusami. Aspetta, è vero. Cavallo, yes. Alice. Ma porca puttana. Oh, non ce la faccio. Ma che fastidio che chiudo il buco. Come vanno il buco giusto? Ah, è vero. Sembrano gli enigmi del vecchio God of War, eh? Perché? Aspetta un attimo che devo controllare una cosa. Cavallo di segno 8. Il cavallo non attiva i bottini. Ma... se io faccio così, no? Forse devo fare prima così. Ok, poi così. E poi così. Certo, se non mi incastro è meglio. Alice, ti prego. Niente, non importa. Che cos'era quello? Perché? Uffa. Non so fare le cose in tempo. Aspetta, ma sono tornata indietro? Era un pulsante per tornare indietro, davvero? Prova a premere dopo aver messo il coniglio. Siamo davvero tornati indietro, raga. Prova a mettere la bomba, premere il tasto e correre fortissimo. Ok. Ma qua, aspetta. Sto tornando indietro adesso qua. È molto... è tutto molto uguale. Mi sto anche un attimo perdendo. Forse tutto il percorso serve entrare in quella stanza che si è chiusa. Hai ragione. Posso provare. Che hamburger. Allora, riproviamo. Con calma, tranquilli. Devo rifare il giro, non c'è problema. Piano piano. Quanto siamo qua per la lore. Ok. E poi vado dritto. Dai. Dopodiché faccio così. Ok. Vado qui. Attenta Alice. Ok. Poi vado lì sotto. Molto sentito il rumore della ghigliottina. Dove ci si prosegue. Ok, sì. Ok.
Quindi per cui io adesso devo fare così e così, in modo da arrivare là, giusto? Ok. La bambola mi sta guardando, benissimo. Però adesso tutto sta su, vero? Non è che adesso mi ammazza qualcuno soltanto perché sono io. Io nel dubbio tengo il culo davvero chiuso. Oh, Danny! Grazie del ride! La bombola! Ben arrivati! Devo andare lì, chi lo sa? Ma non ho capito. Il gruppo di Telegram è per i sub? No, non è per i sub. Puoi entrarci senza problemi. It's chooch time. Volevo farlo per i sub a un certo punto. Però boh, cioè nel senso non mi sembrava un po'. Tanto le persone si parlavano fra di loro che fossero sub o che non fossero sub. Quindi a una certa ho optato per il... Ah, merda, vuoi vedere che devo andare là? Mi chiedo a farmi tutto sto pezzo, davvero? Vabbè. Proviamo. Come ci arrivo? Come ci arrivo in fretta? No! Dai, c'ero quasi! Peccato. Alla fin fine siamo quasi tutti sub. Ah, che bello! Ci sta, quando siamo... Quando si è in tantissimi, effettivamente avere sub e non sub crea un po' di ordine. Ok. Madonna, ok. Madonna, se sbagliavo qua non ci avevo voglia mai di rifare tutto da capo, vaffanculo. Poi. Ok. Fatti sotto, stronzo. Ti è morto al volo. Poi. Come ci arrivo lì? Ci arrivo lì. Sa che spawnano all'infinito questi. Che devo fare? Madonna santa che cacca. E no, come ci arrivo io? Ah, ho capito. Capito. Ok, ce l'ho. No, però dovevo fare... Che fastidio! Simone si è convertito da abbonato Twitch Prime a abbonato livello 1. Simone, noi... festeggiamo e ci stringiamo le mani a vicenda per questa convertitura. Quindi grazie per esserti convertito. Noi ci auguriamo che la sua permanenza qui sia sempre vaffanculo. Ah! Ce la faccio, non... Ciao. Ah, Robby, sono sorpreso pure io. E guarda, se per caso volevi che fosse un segreto, mi dispiace, non sarà così. Non per noi, noi tutto vediamo, niente ci sfugge. Vuoi vedere che devo schiacciare dall'altra parte? Ma non ci posso arrivare lì. Orca, che culo. Allora. Riproviamo.
Analizziamo meglio la situazione. Che devo fare? Convertitura. Convertizione. Ho sbagliato. Inserire Pippo che urla cadendo. We should be safe here. Ragazzi, c'è sto video. Che porca miseria. Ah, niente. C'è sto video, ve lo giuro, che mi fa spaccare da ridere. Perché Kingdom Hearts 3, il pezzo dove c'è il mondo di Elsa, e c'è Pippo che dice "We should be safe here", e praticamente c'è lui che si sporge dalla roccia e va yeah! E tutto sto video dura 3 secondi. Ma ve lo giuro, una delle cose più divertenti dopo il video del gatto che si spaventa che ho messo su Telegram, quello di Kingdom Hearts 3, "We should be safe here". Io boh ragazzi, non so che devo fare. Faccio così. Dove sono? Ok. Sono davvero molto confusa. Non ci posso... Come ci sono arrivata lì la prima volta? Guarda quel pezzo è oro. Dopo ve lo passo. Ve lo giuro, dopo ve lo passo ragazzi. "We should be safe here". Come si fa? Chiedo l'aiuto del pubblico. So che devo andare lì facendo quella cosa lì, però come ci torno io là? Sono ancora spoiler free su Kingdom Hearts 3. Ma no, non è uno spoiler. Il personaggio che si toglie dalla roccia non era voluto, non era storia. Era l'NPC che se la girava. "We should be safe here". Si sporge e la tempesta lo trascina via. Ma è chiaramente un errore. Non dovrebbe succedere. Ciao, chi vista? Pedala a destra coniglio, pedala a sinistra e sali. Perdono troppo tempo qua, rischio di non finire il gioco se continuiamo così. Forse devo fare il contrario? La destra e la sinistra, l'altra destra, grazie Watari. Vedi, Watari me ne spiega bene le cose, l'altra destra. Disperato il mio, ti prego, ci avete creduto? Non lo fare! Sono stati 3 secondi bellissimi, prima intensi. Ah già, aspetta, devo fare così. Mo, con calma. Dai, 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 madonna, lì c'è cicciona di merda, sì! Vaffanculo tutto! Ce l'ho fatta! E basta carboidrati, sì, madonna santa, quanto mi hai tranciato un tallone, però. Basta carboidrati la sera, raga, mi merito un panino dopo questa cosa che ho fatto. Dimmi, gatto con gli stivali, cosa c'è? Cosa c'è? E complimentati con me. Ah, no, nel gatto, è quello lì. Roby? Esibio! 17 mesi, che poi cicciona, Dio mio, è proprio uno stecchetto. Dici chi dici? I montaggi di Cichibi dove sono? Allora, perché mi sono buttata? Chi lo sa? A volte succedono cose, le faccio e basta. Addirittura da Londra ho dovuto fare un po' di casino per riabbonarmi, ma alla fine sono qui come ogni mese. Esimio, grazie mille del tuo 17° mese. Adesso parte pure l'alert, guarda un po'. Ehi, zio! Grazie! Millissime! Esibio Palombo è una di quelle persone che mi ricordo benissimo.
Hai un nickname davvero molto ricordabile e poi, anche se adesso sei un po' più distante, io ti ho sempre visto come uno molto presente in chat. Anche se adesso avete più cose a fare, cioè, io non so se notate, ma di alcuni di voi me lo ricordo davvero molto bene. Chi c'era da prima, chi c'è spesso, e quindi mi sto... Scusa, se magari non mi fai vedere la filmografia di quello che dovrei fare per arrivarci, magari ho il tempo di farlo, che dici? No, 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 oh mio Dio, oh mio Dio! Che palle! Siamo passati per letto in un momento. È stato un momentissimo. Non ho finito? Ah! Cos'è stato quel rumore? Davvero mi ha fatto le finte. Io non ho più un corpo e un'anima. Sono veramente spaventata adesso. È sempre bello curvare il tuo entusiasmo, Roby. Sì. Curve. È davvero didascalico questa cosa, ma non mi lascia molto tempo di fare le cose, quindi... Ah. Io voglio provare anche il cavalluccio. No, dov'è? Ah, giusto. Ok. Basta, basta, basta! Ora mi infilza, ora muoio. 3, 2, 1, 3, 2, 1, muoio. Muoio, ma muoio. Ok. Non dovevo rimetterlo lì in realtà, però ok. Ma mi piace che sono passata da bambole a... Tutto un... È tutto diverso, cosa... Benissimo, cosa ho schivato. Cosa sono queste cose di vetro? Tutto questo legno, bambole, bruciate... Cioè, dovrebbe essere la mia casa bruciata, ok? Però... Scusa, poi... Non scappare, torna qui. Benissimo, che culo. C'è tanto vetro. Non so. Ci devo far caso, per caso. Ma... Guarda Teo. Guarda Teo. Il cavallo. La bambola batti carne. È pieno di carne, ragazzi. Mamma mia! Sono cagata da... Madonna, via, 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 corri! Madonna Santa Alice, fai il dash, per Dio. Ah! Ah! Ma che sei cagata sotto, pure ha fatto... Ehi, cos'è? Proprio lì davanti dovevi andare, perfetto. Non ho capito, si sta cagando addosso la bambina o cosa? Ah, scusi. Hai rotto le palle! Yes, di più. More. Again. Il gain. Nuda. La bambola con il dolore al stomaco avrà mangiato pesante. Sì, sì, la sto colpendo. Guarda che bello il sederino. Questa ha fatto un sacco di squat. Aia! Maledetta. Allora gioca da sola. Thank you.
dimmi, dimmi pure. Che noia, dai, dai, che ce l'abbiamo. Oh, va là. Dai, yeah. Robby, ti prego, oblitera quella bomba. Mio, tranquillo, io l'obliterò io il biglietto per l'aldilà. Ma proprio bravo a fare le battute. Oh, sì, ciuccio. Scusate, mi è uscita male. Nessuno ha tolto il memorante appeso al muro. Un po' di sante molto inquietante per la posa. Però è anche un po' crocifisso. Ci sono un po' di cose crocifisse qua, qua sotto, eh. Ah, devo andare lì? Io che pensavo di potermi evitare tutto questo. E niente, lo riporta. Da dove si passa? No, scusami, da dove si passa? Da qua, ok. Ok, uno. Tiro la leva. Robby, abbiamo dei minori in chat. Scusatevi, scusatevi. A me i minori piacciono. No! Fermi, non in quel senso, è perché... Oh mio Dio! Il colpevole sconosciuto e l'innocente colpevolizzato hanno lo stesso destino. Prigioni e catene presentano forme diverse. Ah, chi di voi è minorenne? Alzi la mano, che devo spiegare, devo fare valere quello che in realtà era il mio pensiero. La SWAT ha affondato il tetto. Ha affondato il tetto, raga, ha sfondato il tetto. Oh, ok. Io. Vai in camera tua, sento già le sirene, freddo sui polsi. Gatto, che... Minacce, promesse e buoni propositi non fanno un'azione. Minacce, promesse e buoni propositi non fanno un'azione. Mi piace però sta frase. Molto figa. Dove devo andare, FBI? Alza la manin. Sono minore come Nick. No, che non vale. Volevo dire, minorenni, io vi considero una specie da proteggere, in quanto la vostra mente non è ancora traviata come la mia. Indi, per cui, mi piace che voi decidiate di passare il vostro pomeriggio qui in chat da me. Questo era il senso completo e la parafrasi totale di quello che avrei voluto dire. Nello specifico, io mi sono persa, non so dove cazzo andare, è anche un po' vaffanculo. Dove cazzo devo andare? Schifo, minorenni. Vedo sempre scambiata per una sedicenne o per una sedicente? Ve posso essere zio? Ve posso essere zio? Sono tu zio. Ah, ok. Allora, sta leva, cosa ha combinato? Ma... Devi scendere di sotto, ma dove? Questo è un sotto, io sono scelto... Ah! Guarda che c'è il 2! Ok, ce l'ho, grazie. Poi. E che faccio? Ok. No! Madonna mia, che paura, tutto sto rumore. Ok. Ok, ce l'ho. No! Meno male che quella cosa mi ha fermato. Ah! C'è il counter. Ta 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 ta. Cosa adesso cosa è successo? Cichibe, hai pranzato? In realtà no. Forse per quello, Emberar, mi mancano un po' le energie. Mi metto qua, qua di sicuro non mi succede niente. Stavolta è calcolato il rischio. C'è le spine anche dietro. Vabbè, ma questa è cosa millimetrica. Vergogna, lasciatemi perdere.
piano, qua. Piano. Cammino, cammino che non ho. Ok. Ok, ok, sì. Mi piace, mi piace. Non mi può succedere qualcosa in questo momento. Quindi. Vado. Ok. Non mangia nonna. Lo so, Ruben. Vatti a pigliare dei biscotti almeno. Ma li avessi in casa i biscotti, amico mio. Potrei fare qualcosa. In che senso? Come ci arrivo? Dove ero ferma? Io ora muoio. Perché io ero ferma in quel momento? Perché ero ferma in quel momento? Ok. Non voglio saperlo. Billy Bedriga. La prossima volta ti porto un tiro di biscotti da Novara. E io... Io non capisco. Dove devo andare, mo? Torno indietro, torno indietro. Ok. C'è un 5, vero? Era... Buongiorno, che devo fare? Eri qua? No. No, forse è lì. Ok, qua. Mi fermo. Il gioco ha pietà e aspetta. Guarda che carino fa. Vabbè, dai, fai quello che devi fare. Va là. 5, yes! Ci sono? Oh! Piccola bambola intrappolata, complimentati con me. Non parla dei biscotti, sono a dieta. Pure io. Se muori inizi da capo, sì, però il gioco della vita. Quello in cui mi ammazzo direttamente. Non c'ho di fare tutta sta roba da capo. Ehi. Ma è giusto che io stia tornando indietro? Non lo so, era giusto? Perché ci keep blind? L'altra porta. Quale porta? Quale? Quale? La 66666? Ok. Ci keep blind veramente, ragazzi, confermato. È 666. L'ombrello è un sacco simpatico contro le fiamme. Felicità, quando ti fa partire il piccolo alert, la felicità. Com'era l'alert quando è partito? Secondo me deve durare di più. Ok. Fatto. Ho vinto? No, questa non l'ho vista. Cazzo, non è il momento. Allora, chi è che ha fatto la sub e sub balla balla balla? Aspetta, non ho visto, scusatemi. Robby, te sei proprio un... lo so. Ricky, Ricky è piccola porco. In qualche modo Twitch lo sa, ma non ne è certo. Quindi, grazie mille entrambi della sub. Se volete ricondividere i mesi, fate pure. Si è spenta abbastanza in fretta. Devo fare un po' di più. Fermi, io per caso sto tornando indietro? Ok, no. 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 Già non ragiono queste cose con due pesi e due misure. Pure tu no, non c'ho voglia. Secondo me è la stessa, devo fare la stessa cosa. Però posso anche andare qua volendo. Dai, qua cosa succede? Sono tornati indietro? No, perché ci sono dei denti. Minchia, ragazzi, veramente mi giro un attimo per vedere chi cazzo ha fatto esame. Mi sono già dimenticata tutto. Ciao. Ciao, alchimista, un bacione.
Allora. Ok, vado a prendere quella leva. Ok, ce l'ho, dai. Opulence, you own everything. Oddio, cos'è che era? Cos'è che era? Devo andare qua? Giusto? No, era sbagliato. Devo andare lì sopra? Anche il fatto che sia tutto uguale non aiuta. Ragazzi, è veramente troppo uguale tutto. Ok, qua, giusto? Ok, qua è nuova la situazione. Che devo fare? Ma che il maniaco che ha preso questo gioco? Veramente, cioè... Io da là ci sono arrivata e su qua siamo tutti d'accordo. Ora, cosa devo fare? Ok. Perché si è bloccata? Ok, ce l'ho! Dai! Perfetto! Non ho idea a che punto siamo. Ma i tre topini! No! Sono quelli di Shrek! Somebody once told me, no! America McGee ci ha messo molto della sua infanzia e dice, credo che le cose disturbate siano avute i suoi incubi. Assolutamente sì. E il bello di questo gioco è che credo che possiamo dare una... più o meno spiegazione a tutto quello che sta succedendo in base ai traumi psicologici di Alice. E penso che con questo... non è possibile. Con questo gioco, sorcio di merda, possiamo finalmente capire e risolvere quello che ha disturbato Alice più di tutto. Somebody once told me. Ok, faccio così, poi faccio così. Ragioniamo bene. Credo di poter aspettare un secondo, ma è solo uno. Adesso! Ok. Scusate, devo provarci un po' prima di riuscirci. Perché? Perché? Non so- oh mio Dio, qua sono tre! Vediamo se riesco prima a finire io il livello o voi la canzone. Cos'era? Oh mio Dio, ci sono i topi. Ah no, è una forbice. Ok. Oddio, non la so più. Ora muoio. No, strano. Ma che è? Oh mio Dio. Qual è il problema? Perché sono morta? Ci sarebbe diventato un formaggio per vedere tutti quei buchi. Ah, ho capito, perché sotto non è un posto dove si può camminare, pur essendoci del pavimento. Molto bene. Che impressione sta roba però con le bambole incerate, fighissimo.
with the shape of an L on the forehead. Ubaldi, dimmelo. Dimmi dove sto sbagliando, Ubaldi, dimmelo. Non c'è, non mi ha detto. Salva il paese delle meraviglie e salva te stessa. Sì, voglio farlo, però non ci riesco. Che cazzo? Qui c'è un piccione coi chiodi. E chi lo sa come ci sono riuscito a fare sta roba? Ma voi lo sapete, no? Denti. Dai che voglio potenziarmi in macina stronzi. E voglio usare anche il cavallo. Senti. Ma è un unicorno. Ma è bellissimo. Ma è infuocato. È... Scusami? Dovete metterlo via? Mi pare. Guarda che figo. On the forehead. Bravi! Ce l'avete fatta! Woo! Best chat on Twitch. Io non ho finito il livello. Quindi worst streamer gamer ever. But best chat on Twitch. Guarda così, giusto per provare. Fanculo. Tu. Ok. Così. Bravi! Ci chiede applause. E il cavallo è bellissimo. Pronto! Che succede? Siamo giunti per caso a una fine? No. Quando tutto diventa un po' simmetrico sembra che ci sia... Cos'è? Cosa? Cosa? Fatti sotto, stronza, non ho paura. Tamburo o non tamburi? Una alla volta, dai, 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 dai. No, tu devi stare là. Le regole dicono che tu devi stare lì. Ok. Non so se la sto colpendo, però effettivamente. La camera! Per l'amor di Dio, che già è difficile! Ok. Un attimo, ok. Io non so se... Sto facendo dei danni, perfetto. Nel senso che mi fa male, però non gli ridò indietro niente. Porca troia! Ma è tipo il rutto? E basta coprirti! E gioca da uomo a uomo!
di sangue dal cavallo. Yes! Scendi, piccolo ascensore! Con una porta normalissima, erede del fuoco distrutto! Sì, Beta Knight, che bello! E quindi, dove siamo? Gabri, ce la faccio entro le 8 a finirlo, sì? Sono in un posto, però mi sembra che sia ancora platforming. Io non so se sono alla fine. Però la musica si è calmata. Salvateci. Dimmi, gatto. Lastra di titanite. Se non fai le cose brutte ce la fai. Adesso c'è il gatto che ci sta un po' incoraggiando. Dice Alice, dai. Cioè, è il momento di far vedere di che cazzo di pasta sei fatta. Abbiamo passato tutta la nostra vita a sentirci di dire che siamo pazze, squilibrate. Ci hanno fatto di tutto, approfittando anche del fatto che la nostra corporatura non è neanche così robusta. Siamo molto fragili, siamo molto esili. Ci hanno trascinato da una parte all'altra manicomi. Ci hanno buttato per terra, hanno provato a darci fuoco nei bordelli. È stata una vita di merda quella di Alice, che non so quanti anni ha, non mi ricordo. Come finisce? Ottima domanda. Adesso provo a dare delle ipotesi. Mentre ciucci. Ok. Ok, vai, provo. Ok. Non è possibile, aspetta, stavo parlando. Mamma mia, non c'è spazio! Oh, che orrore! Alfred! La camera! Tutta sta merda in giro. E vabbè, allora mangiami, nutriti, che io non ho manco mangiato oggi. Mangia te allora al posto mio. Alice, non c'è tempo. Hai perso già il treno. Minchia, questo è quello che corre col fuoco, vero? Fanculo. Quello sono lì solo per... Ok. Ma si incazza di brutto! Questa roba sarà impossibile. Non si può lasciare una direzione precisa. Muoio sicuro. Non so dove scappare, non c'è modo che io possa direzionarmi giusta. Non avete idea di quello che sto vivendo, un incubo. Muori, ti prego! Con calma e per favore. Vaffanculo, ho vinto io. Yes. Woo. Anzi, come dice Emberar, woo. Cos'è?
E l'hai fatto senza soleil, brava Robin, che rete del fuoco distrutto, ragazzi, veramente. Che cazzo, sta diventando difficile sto gioco. Ehi, che twist. Che succede? Sì, vabbè, quanti labirinti. Io come faccio a capire che si può fare di là? Boh, vabbè, ci provo. Che palle. No, è questo, che scema. Scusate, scusatemi, è che ho sbagliato il tastino. Che bello che mi spammate i Layton quando vado nella schermata di Layton. Ragazzi, devo andare, boh. Cos'è che succede se io schiaccio qua? Non ho capito. Non ho davvero capito. Ci hai istruito bene, sei contenta? Sono molto contenta. Ho capito. Ok, 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 ce l'ho, ce l'ho. Oh, mamma mia! Ok, 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 dai, 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 dai. Fatto, fatto, sì! Al diavolo tutto, tutti, ho saltato. Ne sto un po' abusando, però fa straridere i modi divertenti con cui muoio a volte. Qua c'è una bella boss fight, secondo me. Ho sentito lo spostamento d'aria. Oh mio Dio. Mamma mia, dai, cazzoz! Roberta, è il mio nome, sono io. Però dirlo intero mi fa sentire un po' grassa. Dimmi, brutto maialino, dove sei? Oh mio Dio, sì, della vita in più, grazie. Posso entrare in quel piccolo sedere? E lo farò, penso proprio che lo farò. Comunque dicevo, siamo passati tutta la vita, la nostra esistenza è stata distrutta da questo trauma e dalle persone che continuano a convincerci che eravamo pazze, che avevamo causato un incendio e semplicemente ci compativano e ci dicevano: smettila Alice, stai zitta Alice, curati Alice, prendi queste medicine e dimentica Alice. Ma in qualche modo noi abbiamo deciso di non farlo, di non dimenticare. Anzi, la nostra mente ci ha costretto, vedi comunque il trauma psicologico, vedi altro, a tornare sempre al paese della meraviglia. A quanto pare il paese della meraviglia sa meglio di noi cosa sta succedendo e si ricorda molto bene alcune cose che stanno cercando di farci dimenticare. Ancora sta merda! Siamo pazzi! Vieni giù, faccia di cazzo, vieni! Vieni qua! Ti posso prendere da qua, stronzo, pestalo? Come faccio a prenderlo? Come lo prendo?
c'è un bug, non riesco a prenderlo quello. Ok. Ma io posso salire a fargli questi bug? C'è modo di salire per farli appagare? Che da qui è troppo facile. E via uno! Dai, è stronzo, manchi solo te. Oh mio Dio, sì. In realtà potevo benissimo salire, guarda qua. Che rincoglionita bastarda. E invece no, ragazzi, l'ho fatta a livello difficile. L'ho fatta stando sotto, vabbè, voglio dire... No, dov'è? Il mio premio! Bah! In realtà c'era una scala, non è vero? State dicendo delle bugie gravissime. Dai che tra un po' mi alzo anche o il macina pepe o il macina te. Il macina te. Sei una pro. Ah! Ragazzi, non mi ero mai accorta che si poteva salire, scusate. Godray Light! Ciao, come stai? Sì, sulla sinistra ci sono i cubi. Macina te, ma te macina te! Che qua sto cercando di capire la verità. Quindi siamo arrivati adesso in un posto che probabilmente... Sempre più in fondo la nostra psiche. Oh, già che devo... Dai, sogniamo una bellissima canzone. Sei pronto? Faccio tutti i giorni. Mi chiamano... Vado proprio a ritmo. Fate la sub. Nessuna melodia può lenire questo oltraggio. Quale oltraggio? Sto aspettando che lo dice Alice, perché io credo di aver già capito come andrà a finire. La... Mi suona come un lieto fine. Che ci sarà un lieto fine, ma non troppo. Il mio sospetto è che il dottore abbia appiccato l'incendio. Ma mi sfugge ancora... Mi sfugge un particolare, perché forse non ho ascoltato abbastanza bene i ricordi, ma... Il dottore metteva le mani addosso a mia mamma. Quindi perché avrebbe chiuso la figlia a chiave? La figlia... Mia sorellina a chiave? A me mi è stato permesso invece di scappare, grazie al gatto. E tutto il resto è andato a fuoco. Questa cosa mi manca. E il mio dottore, mo appena torno dal... Perché io ero in manicomio, purtroppo, con la testa completamente rasata. Intanto c'è da capire come uscirò di lì, mo che so la verità. Scusa. Devo fare? Dove vado? Vado lì? Vado lì sopra? Dove vado? Lì sopra, ok. Il dottore se la faceva con tua sorella. Allora, intanto tua sorella... No, scherzo. Ma no, avevo capito mia mamma. Robby, gli NPC. Ma dove c'è scritto la sorella? Scusatemi, perché io sentivo la madre. Quel dottore mette sempre... Ancora! Ancora sta roba. Molto divertente. Adesso come faccio? Schifo è successo. Non era assolutamente così che dovevo andare. No. Ma che faccio? Ah, questi bug. Credo ci sia un piccolo problema.
Ok. Sono in qualche modo convinta che a urla io possa farcela. Allora, giù. Su, bravissimo. Ok. Ci sei? Oh. Veramente potentissimo. Vai! Un po' triste. Ma quale cazzo è il tuo problema? Ma perché puttana? Meglio fermato il codice fiscale, come? Bisogna usare la testa per andare avanti da queste parti. Ah, Simone Masso. Sibode. Ti chiamo con nome intero come se fossi tua mamma, Sibode. Ah, credo che... Ah, il rimbalzo non è la soluzione, ma sicuramente una buona curva è alla base delle donne. Qua, dai! Spingi, vado! No, no, no! Guarda che forza di gravità sbagliatissima. Non posso farcela. C'è modo di saltare. Oh mio Dio. Devo fare da capo. È l'abbreviazione di Massimo. No, 4, non dirmelo. Non è possibile. Di stare qua tutta la live, vero? Tutta la live. Ricky! Regala il terzo mese a Smozat! Grazie mille! Io intanto mi chiedo come farò. Se dovessi andare qua... Ai! 24 ore, dai che questa è la volta buona. It is good to be back. Asmodati si è schiuso l'ovetto. Allora, uno. Com'è possibile? Com'è possibile che poi qua non si può fare questa cosa? Guarda che manca poco. Dove cazzo sbaglio? Dove? Ma io dove? Davvero non capisco dove sto sbagliando. Qua, ok? Ok, no, 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 mi rifiuto! Non è possibile, non è possibile! Madonna, quanto mi sto incazzando! Due mosse. No, ragazzi, no. Ma perché? Forse faccio troppo forte. Spari troppo a destra. Esatto, sparati esattamente dritto sulla discesa iniziale. Qua. Ok. Mamma mia, ho finito il gioco. Ho finito il gioco. È finito per me. Ah, papà mia, che noia. Certo, non è come quella merda di... cose giapponesi, però insomma siamo lì più o meno. No! Dove vado?
Entra, sai? T'azzardare! T'azzardare nemmeno! Oh Cristo, ragazzi, non ci posso credere! Non ci posso, ve lo giuro, non ci credo! Io sto odiando questa parte, oh mio Dio! Dancing on rainbows, pink fluffy unicorns, dancing on rainbows, pink fluffy unicorns, dancing on rainbows, pink fluffy unicorns, dancing on rainbows. Let's test your knowledge and see what you've learned so far. What color are the unicorns? Pink! Where are they dancing? Rainbows! Please use one word to describe the texture of their magical fur. Smile! Yeah! Pink fluffy unicorns dancing. Cos'è questo rave? Pink fluffy unicorns. Cioè, devo andare. Rainbows. Devo andare di là. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns. Questo è il delirio. È così che è fatto l'inferno. Dancing on rainbows, pink fluffy unicorns, dancing on rainbows, pink fluffy unicorns, dancing on rainbows, pink fluffy unicorns, dancing on rain. No, perché è finita? Perché è finita? Oh mio Dio, scendi, ti ammazzo, ti uccido! Ok. Yes! Fatta! Fatta, fatta! Basta, basta, basta! Oh mio Dio! Marti dal tuo pezzatio! Eccomi puntuali in resub! Mi spiace per la sempre meno presenza, ma continuerò a supportare la signorina! Grazie mille! Grazie, Marti dal tuo 26 mesi! 29! 29, cazzo dico? 26, 29. Grazie. Io in questo momento sono veramente... mentalmente torna indietro. Bellissima la forza di gravità. Mi piace che Newton ci insegna alcune cose e poi vengono dimenticate. Adesso rifai il livello per tutti gli antichi. God please stop. Vai. Oilà. Predict. Di là. No. Io mi odio. Un po' mi odio. Un po'. So che non è colpa mia. Ecco qui. Devo fare così. Deve essere molto preciso. Adesso! Dove sono? Dove sono? Ok, sono qui. Davvero lunga sta cosa comunque. E fa molta paura. Prima si diventa pazzi invece, poi diventa vedere tutta questa strategia per empatizzare. Minchia, ma sai che sì? Oppalala! Cosa fai, gli scherzoni? È un bel livello, però... No! Non è lì che devo... Molti di questi platform, questi livelli, mi sembrano davvero degli esperimenti. Come se la... questa casa di produzione che ha fatto questo gioco che non mi ricordo qual è. Dove? No? Niente? Facciamo che torno indietro. No, vabbè. Per il mio gusto è troppo lungo. Ah, ma anche per i miei. Molte di queste cose le avrei davvero evitate, ma... molti sembrano esperimenti, sai, no? Tipo anche la cosa di risolvere l'indovinello per avere la rosa in più. Oppure i platform in 2D... Ok, ok, un bel po' di rincorsa. Via! Oppa la lai! Eccoci!
Penso che abbiamo finito stavolta. Serve ad allungare il brodo. Ma sono molto lunghi, ma sono molto diversi. Se fossero stati così diversi, un po' più corti. Comunque si vede che fare il livello platform in 2D o col bambolotto non serve alla trama. Quindi mi sembrano molto... tutti li ho presi, eh. Mi sembrano molto dei piccoli esperimenti per far vedere... Guarda, abbiamo le idee per fare un gioco che non è soltanto platform 3D. Ho avuto molto spesso questa sensazione. Tipo, le cose di adesso... A cosa sono servite? A niente, a farti vedere che loro avevano la fantasia di farlo. Ma non è detto con un'accezione negativa, eh. È una constatazione. Sto qui. Puoi stare lì da solo. Non è niente. Avrei fatto meglio a salire, vero? Sì. Dai, dai che ti batto, stronzo. Fatti sotto. Sono qui che ti aspetto, colpiscimi. Puoi ancora salire? Come? Come salgo? Come salgo? Mi piacerebbe salire. Vai di cannone, saltando magari. Dove? Lì? Come faccio? Ah, è vero. Che rincoglionita che sono. Che cazzo fai? Saltando magari. Beh, questa cosa rimarrà fra noi due. Fra io e voi. Noi due. Porca. Non l'ho visto. Donna in due però, come cazzo faccio? Guarda come sono tutte caccate. Potenzio anche un'altra arma. Dai, pure, pure, poi. Nel niente, scusami. Ok, ho finito. Dai che ho finito. Oh mio Dio, è stato davvero difficile stavolta. È stato davvero difficile. Faccio più effetto la tagliera che lo sparapepe. Ho notato. Le provavo tutte. Quando si scaricava una faceva... Andavo di altro.
Credo possa potenziare le armi. Sì, di brutto. Aspettavo di finire qua. Oh mio Dio. Ragazzi, cosa volete fare? Macina stronzi o cannone teiera? Ecco che arriva il cannone teiera. Va che ci potenziamo la teiera. E non lo so, quale diventa più bello? Diventano tutti unicorni dopo che li potenzio. Teiera, teiera. Cerca di arrivare in fondo con la vita a bomba. Se li pare, come faccio? Il macina stronzo, teiera, teiera, cannone, teiera, teiera, cannone. Che tutti dicono cannone, teiera. Vediamo cosa diventa. Oh, è molto bello. Con le orecchiette e le cose dentro. Ma è diventato il nemico, quello che sconfiggiamo all'inizio, con l'occhio rosso. Asciuga sudor. E manca solo il macina stronzi adesso. E manca sì. Chissà se arriva a potenziare pure quello entro la fine del gioco. Io comunque però tutti denti che riesco. Cerco di arrivare con tutta la vita. Però non vi assicuro niente. Ehi, che vertigini. Ma poi io posso andare a picchiare il dottore, sì. Stiamo per scoprire la verità. 3, 2, 1, dai. Dai, 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 dai. Che questa è la parte più importante. Spero, forse, sì. Andiamo a prendere a pugni quel dottore di merda. Sono tagliata. Ho delle colpe per la morte della mia famiglia. Ma non ho appiccato il fuoco. Non ci saranno centauri a Oxford, ma... c'era un certo dottore. L'ho visto. Uno studente borioso. Ora me lo ricordo. Quella è la chiave della stanza di Lizzie. Cosa? Si è portato via la stanza di mia sorella. Tutta la stanza. La chiave della stanza di mia sorella? Come? Oh no, ancora sto vestito, quindi... non sono nella realtà. Dove sono? Ma io voglio andare a picchiarlo. È proprio blu, è lui. E col suo treno sta cercando di farmi dimenticare tutto, in modo che io non possa accusarlo. Purtroppo non ho il modo di provarlo che sia lui. Mangia anche per me. Buona lei che vado ad allenarmi. Ciao Kratos, buon allenamento. È molto importante allenarsi, ragazzi. Io dovrei farlo più spesso. Un dottore? Qualcuno ha bisogno di un dottore? Io sono stata la dottore. Ricordi che Lizzie è morta perché la stanza era chiusa a chiave? Assolutamente sì! Ma come faccio a provare che è stato lui nella vita vera? Tutti mi credono pazza. Ora c'ho il macina... guarda che... guarda il mio cannone. Madò! Sparo la morte! Nessuno resiste! Allora? Oh, tutti e tre. Fatto. Sparano all'infinito? No, meno male. Dai, 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 andiamo. Dovremmo esserci, in un'ora potrei farcela. Potrei. Se no... ma, non so quando finisce questo gioco, cioè... sento il treno. Sì, in un'ora ce la facciamo, ragazzi. Oh, porca puttana, è fighissimo, che figata! Sono la più miserabile ed egoista fra le vittime del destino. Dimentica... vivo in un campo di addestramento per prostitute, un abusatore e un protettore come mentore. Complice dell'omicidio di mia sorella, ho ucciso la mia famiglia mentre lui corrompeva la mia mente. Ho cercato sollievo dal dolore e tu mi hai allontanata dalla verità. C'eri quasi. Eri quasi liberata delle tue paure. Potevano curarti, avresti dimenticato. Cancellare il ricordo della mia famiglia. Sono morti. E anche tu dovresti esserlo. Creatura bastarda e abominevole.
Assassino! Parassita succhia sangue! Tutti i Delior, tutte quante! L'abuso! Si faceva mia sorella! Un servizio. In una metropoli estesa e lugubre bisogna soddisfare tutti gli appetiti. La mia famiglia, la mia mente, il treno infernale! Il treno è una tua invenzione per difenderti. Io decido solamente gli orari e l'itinerario. Arriva il treno dalle carrozze più belle, sedili comodi e ruote di stelle. Calmatevi, piccolini. Non abbiate timore, lo sbuffo nel cielo è il vero motore. Fermerò quel treno, fosse l'ultima cosa che faccio. Come desideri, così sarà. Sei persa, e la tua mente raggiungerà il tuo corpo. O forse l'ha già fatto. Vendeva bambini? Non si faceva quindi i bambini? Guarda, i fantasmi dei bambini! Oh no, Jerry Chu! Grazie mille del tuo settimo mese! Questa è pedofilia! Si faceva e si vendeva! È vero, hanno dei numeri. La poesia del treno la cantava un bambino all'inizio del gioco. Se c'è qualche curiosità, scrivetemela pure, sono molto curiosa. Molte di queste cose... Bastardo, picchialo. Di depravazione. Che complicato. Bambini che portano i loro nomi al collo, neanche fossero delle bestie d'allevamento. Un segno del loro pedigree. Dovresti provare, sono orgogliosi di mostrare la loro origine. Sei un mostro. Non ricordano chi sono, da dove vengono. Quante menti hai trascinato nell'oblio. Non abbastanza. La tua sarebbe stata un trionfo. Eppure sei sempre una carcassa malata. Il mio lavoro è fatto. Yes! Altro che bacio, lo prendo a testata. Che paura! Il treno infernale. Ci siamo! Oh, yes! È lo stadio finale, il treno! Ma era ovvio! Cappellaio, devo fermare il treno infernale e la forza malvagia che lo guida. Sempre un chiodo fisso, vero signorina testa dura? Prima la tua ricerca carica di paura e ricordi frammentari. Ora il treno, non c'è mai tempo per il tè. Quando il tuo cervello per si il tè. Bene, qui siamo tutti pazzi ed è un buon motivo per perdersi in una tazza di tè. Ma non per dimenticare ciò che i tuoi sensi hanno percepito. Dimenticare il sogno, parlare, tranne quando lo è. In tal caso ha un altro nome. Vorrei dimenticare ciò che fa. Ci ho provato, ma non passo. Mi hai usata. E hai approfittato di me, ma non mi distruggerai. Cosa vuol dire, ma dire? Scusami, no. Che sei di nuovo qua? Il danno è fatto. La vecchia Alice e il suo rifugio nel paese delle meraviglie non ci sono più. Non ti rendi conto di ciò che è successo. E non puoi cambiare le cose né opporti a me. Ho fatto in modo di esserne certo. Ebbene, sei qui per la tua punizione. Procalifo con le leggi giapponesi. So Tartu, 22 mesi! Grazie, la Tartu. Non si addice alle vittime del crimine. L'abuso è un crimine che i forti infliggono ai deboli. È vero, chi abusa non è punito a sufficienza per il danno che perpetra. Chi è testimone di un abuso e non cerca di difendere le vittime, paga un prezzo. Il dolore che provi a te ma il tuo intervento tardivo, ma forse non è pagato abbastanza per aver assistito alla sofferenza altrui. Dio mio!
che schifo! Ma che schifo! Hai corrotto i miei ricordi, ma non sei riuscito a farmi dimenticare. Potevo trasformarti in un bel bocconcino. Clienti fuori dalla porta in attesa di un assaggio di bellezza delirante e ingannevole, senza ricordi del passato né percezione del futuro. Ma ti sei rifiutata, non hai voluto abbandonare le tue fantasie. Sei pazza, come tua sorella. Non parlare di lei! Tu non la conoscevi! Lei mi provocava, fingeva di disprezzarmi. Ha avuto quello che voleva, alla fine. Che schifo! La mia Lizzie, quale sarà la destinazione del treno? Follia e devastazione. Non dovresti fare domande se sei già le risposte. Non è educazione. E quel rumore non era Lizzie che parlava nel sonno. Oh, no. Povera Lizzie. E non ci sono centauri. Hai che calda, Adva. Give me just a second. Cerca di dare un senso alla tua vita. O saremo spacciati. Okay, I think now I can read. Leggo il ritmo che ho posto, that's my father, you're in parli italiano. Oh, you want to learn Italian, eh? I can speak English if you want. Would you improve my Italian? You're so welcome. Hi. I'm so glad you found me on my Twitter. I'm so sorry. I think you're arrived in a crucial moment because this is the final, moment of this game, Alice Madness Tutor. I've never played this game, so what I saw is the final, like the reveal, all the lore, the villain, the main villain, and I'm so focused on the game. But feel free to join us whenever you want. I'm streaming from Monday to Friday, 5 p.m. here in Italy, Central European Time. Also creative streaming. No problemo! Ok. Cosa stiamo per vedere? Siamo arrivati al treno. Lo voglio ammazzare di botte! Cazzo, coi bambini! Ma che schifo che fai! Che schifo! Che bello però, ragazzi, il design dei boss finali. Bisogna pagare per il passato. Sto colpendo però. Mi sa di no. Sì, vabbè, poi. Ok. Fermi. Che palle! Giocando malissimo. Ma perché le unghie nere? La camera. Un attimo, non sto capendo un cazzo. Allora, io devo... state facendo amicizia voi, molto bene, sono contenta. No, in realtà, allora, vorrei capire perché sto avendo così tanta difficoltà con questo qua. Non lo colpisco.
In che momenti diventa bianco? Calma. Quando fa certe mosse o quando vuole lui, ok. Oh, in alto, che palle! Dio mio, la camera! La camera di sto gioco mi sta veramente facendo girare i coglioni, ragazzi, non sto scherzando. Quando è stanco è sbianca, ma porca puttana! È impossibile prendere la mira, porca troia! Basta? Ancora? Ancora, va bene. Solo un cuore, ce la faccio. Cosa fai? Mi ha fatto il dito medio. È bianco, è bianco. Maledizione! Mi sa che è un bug. Voglio la tua testa! La tua testa voglio! Faccia di cazzo! Dai! Vieni a farti sotto, minchia, bambini! No, adesso due no, aspetta, no! No, ho fatto... Appoggi. Cazzo, difficilissimo. Ragazzi, davvero, oddio, è complicatissimo. Devo concentrarmi su troppe cose.
sto sudando. Bello sto Super Smash Bros. Comunque, vero? Concentrati solo su un gioco. Testa di cazzo, vaffanculo! Tutti gli insulti! Ragazzi, insultiamolo tutti! Voglio insultarlo. Proviamo a insultarlo con un sacco di insulti simpatici. Che villano! La lei riesce a gestirle anche mandandolo a cagare. L'estofante! Carabiniere! No, dai! Ma mi ero tolta! Non è possibile! Gaglioffo marrano! Allora, facciamo così. Vado via direttamente. Guarda, non mi vedi più. Basta. Tu! È quella meretrice di tua mamma! Via! Cazzo! Ora mi prende! Ora mi fa fuori! No! Ok, ce l'ho! Cosa fai? Ok. Salute! No, così è facile. Ce l'ho fatta? Sei per caso forse un gaglioffo terrone, no? Robespierre, Pettegolo, Barbagianni, Luna Pop, Cremonini, Inzaghi, Maldini. Cacchio. Ho vinto? Finirai alla gogna. In prigione uno scimmione squinternato si prenderà scimmione cura di te squinternato? E morirà impiccato. Tu dici? Una povera isterica uscita dal manicomio che lancia accuse oltraggiose contro un rispettabile scienziato e benefattore della società. Santo cielo, Alice, chi ti crederebbe? Io stesso stento a crederci. Tu, creatura mostruosa, questa malvagità. Ragazzi, è veramente un quarto d'ora che si insultano. Da cosa? Stupida stronza psicotica. La tua follia verrà punita. E ora vattene, sto aspettando il tuo rimpiazzo. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ma dai, si è clippato. We should be safe here. Sono salva. Wow. Dai che blocchi pendolari poi. Buonasera Kami. Ragazzi, abbiamo fatto. Abbiamo vinto. O sono morta di overdose. Beh, dipende. Il fatto che sia tutto così confuso... Alice, Baldi. Non possiamo ancora andare a casa e non mi stupisce. Sono pochi quelli che trovano la via e molti di loro non la riconoscono quando la vedono. Anche le illusioni sono dure a morire. Solo i selvaggi misurano il valore con la sopportazione del dolore. Dimenticarlo è facile, ricordarlo è angosciante. Ma per ritrovare la verità vale la pena soffrire. E il nostro paese delle meraviglie, pronto? Anche se provato, gioco? È salvo nei ricordi, per ora.
Ma è finito così? Ma dai, è finito così! Posso dire che non sono d'accordo, cioè non... Non ho capito, A parte i titoli di coda che vanno effettivamente 13 frame, ma... Verso la fine, programmazione non tipo funziona mai, transizioni sono fatte... Boh, Nemesis che ha riassunto la fine perfettamente. Vabbè, ragazzi, non ci siamo. No, io ho capito. Però davvero poteva essere studiata molto meglio. È un gioco che la fine è programmata veramente male, ragazzi. Buggato, con dei modelli 3D che si muovono male, senza un minimo di pathos. A me stava benissimo il finale aperto. La morte tragica, la chiave è tu che ti fondi col paese della meraviglia e un accenno di ci sarà un continuo. Non è quello. È che io ho perso tutto il pathos del finale nei bug di tutto. Cioè, è stato tremendo. Magari un poco tempo. Ma magari il platform un po' ripetitivo, sì, un po' che ti stufava. C'era della sfida. Comunque ero molto curiosa di vedere le parti di design, comunque le cose che venivano viste, cioè le parti di design, i boss, le cose del genere. Non sono d'accordo, ragazzi, non sono per niente d'accordo, parliamone un attimo. Davvero? Stavo dicendo su Patreon God per il tifo, avevo finito il budget. Ma ragazzi, io non sto capendo. Mettiamo un po' di Alice, giusto 5 minuti, poi vado a mangiare qualcosa. Non credo di aver capito. Ma è tremenda sta cosa. Ti sono persi in tante cacchiolate nel corso del gioco, ti sono persi nel finale terminando così un po' a caso. Era veramente a casissimo. Non sono d'accordo. Non sono un po' delusa. Un po' delusa. Black Dry, 4 mesi. Grazie mille, non sarà stato il migliore dei finali, ma un sorriso per 4 mesi, la metà di 8, un ottavo di 32. Oh, Cichivo Vic, auguri a noi, Roby. Black Dry, che bravi ragionamenti, sei proprio bello. Grazie mille. Proprio la scena, è esatto, la parola che userei probabilmente anche trash. È un po' trash. È stato davvero... Tipo, adesso niente spoiler di Hollow Knight, ma il personaggio durissimo che cade e fa... Oh! Cioè, non so se ci siamo capiti, non so, anticlimatica, esatto, non lo so. Andrea Lenoart, posso vedere cosa porterai? Non lo so ancora. Sono ancora indecisa, soprattutto per la settimana che mi aspetta, quindi dei giochi ancora non posso effettivamente fare niente. Ma scusami, ma il gatto mi ha retweetato. Oh! Wow! Looks sick night. Oh! Sono stata retweetata dal gatto, quello di Twitter. Wow! Thank you, il gatto. Ecco perché è arrivata gente dal gatto. Arrivederci a chi sta andando. Ci vediamo settimana prossima. Vi ricordo che lunedì è sub day. Finiamo Portal. Potevi evitare tutto il discorso e spingere direttamente. Ma in realtà anche le scene tipo treno, non treno, non era male. Non era male. Comunque GG, grazie Godrey. Non era per niente male, mi piaceva, perché il design di tutto quanto era fatto bene, i vestiti, il fatto che lo stage finale fosse sul treno. Cioè, è stato un po' cortino in realtà lo stage finale. Gestita male, io al gioco stavo per dare un 8, perché 10 è veramente esagerato, i bug c'erano, i modelli 3D invecchiati ma un po' male, quindi era tutto retto dalla storia, dai dialoghi, dalle parafrasi, insomma le poesie, le cose
pochi ti dicevano così giusto per... Poi tradotte malissimo in italiano, a volte non ha neanche senso. Ma adesso la sentiamo la sufficienza, ragazzi. Per me è grave. Per me è grave che il finale sia stato questo. Purtroppo. I like that Italian attitude. You talked about like my hands, like how much I move my hands. I'm so disappointed. I will try to say that in English. Klikadva. Is that correct? Klikadva. You're from Poland. I think I've missed your message during other dialogue ends. I will kill you, stupid mafioso. Yes. Okay. That's correct. I'm so disappointed. I've never played this game before. This is the first time that I finished this game. I've tried so many times to play that, but it was full of bugs and I wasn't able to continue because the umbrella's bug and the game was stopped at a certain point. So for the first time ever, I brought the game during the streaming and I finished it. And I was so hyped because I really, really enjoyed that game. But I don't know. The final footage was trash. The 3D models, the dialogues, the black screen between a scene and another scene, for me it doesn't make sense. Like, ever. I have no idea why they choose to do that. I didn't play either one day, so I avoided spoilers a bit. That was the finale, I'm sorry. the final reveal. But it was in Italian, so maybe you didn't understand like the story behind that character. I'm disappointed. But the pot wasn't enough. So, you're new here. So if you want to join my streaming again next days, during the weekend I am off streaming. I usually rest and do some work because I am an emote artist. I'm an illustrator. It's my main job. Hi, I have a website if you want to check some of my works. Next streaming will be in Monday Central European Time, 5 p.m. And here is tea time, 5 p.m. So feel free to join us. As you can see, I can speak a bit of English. Not that much, but I'm doing my best to improve that. And we will try our best to speak both Italian and English, so everyone will feel very welcome. You're not the only one who does not speak Italian here, so no problem at all. And if you want to learn some Italian, I speak very, very fast. Ma italiano, soprattutto. Il mio italiano è veramente veloce, soprattutto quando mi arrabbio lo parlo veramente tanto veloce, muovo un sacco le mani. Però, sì. Hai una mail lavorativa? Qua sotto, un po' piena. But I will try, no problem at all. È invecchiato malissimo perché era già vecchio, ho visto. Con cui si fece un disegno in maniera... È realizzato in maniera brutta, esatto. Comunque ragazzi, io vi abbandono, corro tantissimo a mangiare perché non ho pranzato, ero un po' fuori energie. Sono molto contenta che il gatto mi abbia ritwittato, per me è una soddisfazione, quindi wow, è stato figo. Noi ci vediamo lunedì, che è il sub day, il giorno di tutti i sub, quindi mi raccomando, se siete sub siateci perché si gioca e sarà davvero molto divertente. Non so con che canzone finire, ma mettiamo Alice, quella principale, dai. Ce n'è forse una più lunga, no? Dollhouse, forse, mettiamo questa, dai. No, questa è quella, questa qui. La main theme. Grazie mille della compagnia, di essere stati con me, di aver visto il finale di questo gioco. Un po' bello, mi è piaciuto così tanto. Ci vediamo durante il sub late on D. Bye guys! Ciao raga! Ciao raga! Era bye guys, ciao raga! Oh, bella zi! Ci si vede, eh? Ciao raga, ma che cazzo, io ho 25 anni. Ciao raga, uè zia. Pra.